È stato l'incontro con Meridies, è vero, Sempre. alla Basilica Chiesa di di San San Biagio, Biagio. alla Alla chiesa. chiesa di San Biagio siamo scesi giù a vedere i resti Ci stanno delle meraviglie a Nova, no? Come? E quindi Ci stanno sono i delle Novanti. chicche importanti. Sì, vabbè, ma tutto è importante. Abbiamo visto questo palazzo Albertini che da dentro è nuovo, diciamo ristrutturato, ma sono rimasti tutti i reperti anche abbastanza sia medievale che anche prima. E quindi che le è sembrato? Vale sempre la pena conoscere. Il sapere è la prima cosa del mondo. E il signore viene da Napoli, eh? Non Grazie. è locale e ci segue in Sì, ogni sempre. Ogni appuntamento. appuntamento o di primavera o di ottobre. Appuntamento fisso È i due oggi giorni. avete Sì. scelto quest'anno di primavera, quindi Poi noi faremo quello di continueremo. ottobre. Quello di No, ma ottobre. continueremo con la vella alle Sì, grotte di non lo San so, io Michele. poi non ho la macchina, allora mi affido a Hanno Raffaele. ha già prenotato. Ah, e allora ci E vediamo. poi andremo anche alla villa di Romana di Lauro con il Ah, bellissimo allora Olimpeo. diciamo un po' quali sono gli incontri. Gli incontri sono domenica prossima, vella dopo 30 anni riapre la grotta di San Michele, bellissima con le sue pitture rupestri. Ci sposteremo poi il 18 al Museo Diocesano con l'inaugurazione della bellissima mostra a cui invitiamo tutti Quale e mostra? La mostra? con l'apertura con due nuove opere che sono di collezione privata. Poi ci Ci può sposteremo. dire? No, dobbiamo No, incuriosire. Chi curiosire, vuole, è sì, chi normale. vuole deve venire A vedere. a vedere quella sera. E poi ci sposteremo finalmente alla villa romana di Lauro con il bellissimo Ninfeo a mosaico blu. Quindi, Meridies. Come sempre si fa rispettare, No, Sempre presente, fa fa sempre presente. vedere, non rispettare. No, rispettare e far vedere è la stessa cosa. Ah. Perché non si rispetta quello che non si conosce. Appunto. Il presidente è una chicca finale. Presidente, molto soddisfatto di questa prima giornata. Abbiamo avuto il sold out, tutti i tre gruppi veramente pieni. Abbiamo avuto il piacere di avere anche con noi gli alunni del liceo classico Torricelli di Somma Vesuviana. Bravissimi. E poi ecco tanti amici che ci seguono anche da fuori, il signore qui presente da Ercolano, Napoli, quindi l'area nolana attira l'attenzione, come è giusto che sia, anche di chi non è di Nola. Noi aspettiamo tutti quanti per i prossimi appuntamenti, a partire da Una sola domenica. cosa, vogliamo parlare del Certamen Brugnano, Certamen Brugnano si terrà in questi giorni, la città pare sia pronta ad accogliere gli studenti e noi facciamo no? un La grande città, in ma bocca al lupo. Meridies no. Quest'anno Meridies ha deciso di, come dire, concentrare le sue attenzioni su Anno altro. sabbatico. Hanno sabato. Vabbè.